Quando vuoi. Mi chiamo Adriana Colla, sono nata il 29 ottobre del 1922 a Susa. A Susa. Sono nata proprio insieme alla dittatura fascista, perciò sono stata educata dai fascisti. Questo mi viene caldo. Sì, no, ma non ti devi agitare, vedrai che è una cosa, è una chiacchierata, siamo un po', come dire, tutti un po' con questa attrezzatura, ma poi in realtà ci facciamo una chiacchierata tranquilla. Cosa hai fatto? Noi abbiamo imparato già in prima elementare, nel libro, quando imparavamo a leggere, che dovevamo amare il Duce, rispettarlo, e ogni sabato avevamo già la divisa fascista ed eravamo obbligati ad andare a marciare nelle vie di Susa. E quando si arrivava nel campo sportivo, tutti sull'attenti a gridare «Duce, Duce!». Il sabato noi gridavamo. Poi durante l'anno, sì. Eravate tanti, o tanti? Eravate tutti, così. Eravamo obbligati, eravamo tutti. I maschietti, peggio ancora, a 3 anni, avevano già la divisa fascista da figli della lupa. E come ti sentivi a fare quelle cose lì? E io, siccome non sono un tipo freddo, ma mi entusiasmavo già da bambina, per me era una cosa grandiosa. Io ero proprio fascista. Andavo e gridavo e ci credevo. Poi ho imparato cos'era il fascismo il 25 luglio. Ah, io nel 40 mi sono diplomata, ho fatto qualche supplenza. E il 25 luglio mi pare che fosse domenica, perché siccome io ero orfana, no, da bambina, avevo bisogno di lavorare. Facendo le supplenze d'estate, non eravamo pagati. Avevo trovato un lavoro il 25 giugno alla Fiat di Torino, a uno dei tanti stabilimenti Fiat. Dopo un mese, il 25 luglio, anzi il 26 luglio, 25 credo fosse festa, il 26 vado a Torino per andare alla Fiat, esco dalla stazione Porta Nuova e vedo centinaia di persone che bloccavano tutto il traffico. Lì c'è un grande corso, i tram non passavano. C'era questa gente, queste persone che facevano tanti gruppi e tutti discutevano, gridavano. Mi girai verso la stazione, io non sapevo, non capivo, non sapevo cosa fare. E vidi dei ragazzi arrampicati su delle altissime scale che scalpellavano le teste di Mussolini, i simboli del fascio. E io non sapevo cosa succedeva. Però, visto che non potevo andare a lavorare ed ero curiosa di sapere, incominciai a girare da tutti questi gruppi e rimasi lì tutto il giorno, li passai tutti ed imparai cos'era stato il fascismo, perché sentivo che tanti giovani, anche uomini maturi, raccontavano che erano stati picchiati soltanto perché non avevano preso la tessera del fascio. Qualcuno diceva che entravano di notte in casa loro e li picchiavano davanti ai bambini, davanti alla moglie. Mi ricorderò sempre una persona
non più giovane, un aspetto dignitoso, forse era un professore, che raccontava che erano entrati in casa, l'avevano trascinato giù per la scala, magari aveva anche la schiena rotta perché non si sentiva di stare in piedi, l'avevano messo contro un muro, l'avevano obbligato a bere una bottiglia intera di olio di ricino. E sti fascisti gli stavano davanti, sogghignando, aspettavano l'esito dell'olio di ricino. È stata una cosa proprio vergognosa. Altri raccontavano che in quel corso, Corso Vittorio, passavano sovente dei camioncini con sopra i ragazzi fascisti. E quando qualcuno camminava a piedi, quando li sentiva arrivare, doveva fermarsi, mettersi sull'attenti e fare il saluto fascista. Capitava che qualche vecchio non li sentiva neanche arrivare, lì c'era anche il rumore dei tram, oppure era preoccupato perché si viveva male, in quel periodo. Allora il camioncino li bloccava. Scendevano i fascisti e incominciavano a manganellarlo finché cadeva per terra. Insomma, io ero fuori di me. Io pensavo, mi hanno imbrogliato, mi hanno raccontato bugie per 20 anni. Ci hanno distrutto il cervello. Ero proprio indignata. Allora presi il treno, non venni più a lavorare. Per un mese e mezzo io giravo per Susa, io volevo incontrare i capi dei fascisti perché li conoscevo. Niente, erano spariti tutti.